Allora, bentornati a Tech Talk tutti i giorni su Repubblica TV e su Italian Tech per parlare di tecnologia, di innovazione di futuro. Oggi parliamo anche di cibo del futuro. Tra l'altro, guardate questa foto di questa bistecca. Ecco, questa qua l'hanno assaggiata al Mobile World Congress di Barcellona qualche giorno fa ed è una particolarità che è una bistecca stampata da una stampante 3D. Io ne avevo assaggiata una versione precedente, un paio di anni fa, negli studi di Repubblica TV, quando venne da noi a Roma, l'inventore, il ricercatore, il biotecnologo, lo start-upper che c'è dietro questa cosa. L'azienda si chiama Novamit e lui è Giuseppe Scionti, che è un piacere ritrovare. Ciao Giuseppe. Ciao, ciao Riccardo. Senti Giuseppe, io senza assaggiarla ho titolato che la bistecca 3D adesso è più buona. È più buona? Sì, è più buona perché non l'abbiamo fatta da soli, ma ci siamo uniti a dei grandi chef, nel senso che l'abbiamo provata con degli chef della carne, che sono abituati a lavorare con carne esotiche, carni di Giappone, eccetera, e adesso l'abbiamo lanciata, l'abbiamo fatta provare, diciamo, al Mobile World Congress a un centinaio di persone. Tutti hanno detto che mi sembrava davvero spettacolare. Che funziona. Senti, l'idea fondamentale, anzi, c'è in regia Francis che oggi ci aiuta perché oggi abbiamo un po' di immagini e un po' di video che rendono più interessante. Del resto, non la possiamo assaggiare la bistecca, ma la possiamo guardare. Francis, mi mandi il primo video. Allora, l'idea fondamentale è quella di avere della carne fatta senza carne, no, la banalizzo, quindi con proteine, che mischiate assomigliano nel sapore, nella consistenza alla carne. Questo vuol dire, no, spiegalo tu, Giuseppe. Non Sì, avere delle proteine degli allevamenti. benissimo. Ci sono fino adesso gli hamburger vegetali che alcuni sono davvero simili alla carne. Quello che Tipo il manca è il Beyond passo Burger. prossimo. Esatto, Beyond Burger è un americano che adesso nel Nasdaq è stato lanciato nel 2019 con un boom incredibile. È stato uno dei salti sul Nasdaq più spettacolari degli ultimi de decenni, diciamo, dell'ultimo decennio sicuro. E quello che Io l'ho assaggiato manca. il Beyond Burger Sì. e devo dire che se la cava, è un significativo burger. Se vai a San Ovviamente Francisco, se vai negli Stati Uniti e provi l'Impossible Burger, che è la concorrenza, secondo me è ancora meglio. è ancora meglio. Però il fatto è che fare un hamburger è un conto, no? Perché fare invece una bistecca con la consistenza della carne è il passo ulteriore. E ecco, qui vediamo come la sta stampando. Tra l'altro, è un'immagine simile a quella che ci hai fatto vedere 2 anni fa quando venisti a Repubblica TV. Fondamentalmente è una stampante 3D che stampa cosa? Qual è quel mix? Cosa c'è dentro? Sì, il 65% è acqua, nel senso che la tecnica si chiama biomimetica perché imita proprio anche la composizione, no, molecolare, per cui 65-70% come nel muscolo animale è acqua, il 20-25-30% dipendendo dal muscolo, dalla carne che stiamo imitando è proteina vegetale. Normalmente la nostra base è di piselli gialli, è proprio quella di Beyond Meat, la stessa azienda che dà Beyond Meat, gli abbiamo chiesto di darci piselli gialli perché ci piace trovare un'alternativa alla soia, al glutine di grano, eccetera. E il Scusa, ma resto scusa, sono, dove si sì. trovano i I piselli gialli di solito? Io non l'ho mai piselli visti. gialli sono in Francia e in Canada che li producono, e negli Stati Uniti, li producono tre aziende, due Quindi le proteine aziende. dei piselli gialli. Esatto. Perché? Perché sono funzionali, hanno proprio questa molecole che davvero dal punto di vista di consistenza fibrosa e dal punto di vista anche del sapore mescolati quello che manca, che è il grasso, che è l'olio, in questo caso vegetale. Noi usiamo olio di girasole normalmente, e mentre negli Stati Uniti usano più un sapore più forte con cocco e colza, per cui acqua, proteine, estratti di proteine. L'olio, che diciamo è il grasso, che è 12-13%, per cui meno della carne normale. Il resto sono coloranti naturali, normalmente di barbabietole, e aromi naturali di fermentazione. Ci sono aziende specializzate, non noi, che fanno fermentare questi batteri in modo tale che Senti, sia naturale e abbia proprio il sapore e l'olore della carne. fondamentalmente è una bistecca vegana, è corretto chiamarla così? Anche Giusto, se le due cose non dovrebbero stare insieme, è un po' un ossimoro, bistecca vegana. E sì. Sì. il vantaggio, poi parliamo del sapore e della consistenza, il vantaggio è un vantaggio per il pianeta, per l'ambiente, per la sofferenza degli animali. Qual è il motivo per fare questo cambio? Ci sono quattro punti fondamentali per cui le persone lo vogliono e per cui, e per la stessa ragione, sono importanti per salute, nel senso che alcune persone non vogliono mangiare sempre carne rosse o sempre carne per questioni di colesterolo, antibiotici, estrogeni, perché molte volte quelle del supermercato, soprattutto, non quelle del ristorante che magari costano un sacco, ma quelle del supermercato che sono i filettini, sono intensive e il 99%, per esempio negli Stati Uniti, non ho i dati dell'Europa adesso. Ma il 99% di quello che trovi nel supermercato è d'allevamento intensivo, che sono in Kansas, tutte messe insieme le mucche, è una zona che non si può nemmeno passare perché puzza proprio che è
è un estremo proprio. Siamo arrivati all'estremo dell'arrivare al più la maniera più efficiente possibile di produrre carne, che non è molto né buona per la salute e, secondo punto, né sostenibile. Sostenibile, certo, nel senso il metano, che è 26 volte peggiore del CO2 per, diciamo, per riscaldamento effetto serra. Poi in più usiamo il 77% di tutte le terre arabili del pianeta o per il pascolo o per dar da mangiare agli animali. È stranissimo, è 77%, per cui è inefficiente. Se troviamo una maniera di evitare usare tante terre per il livestock, quindi l'allevamento, possiamo recuperare spazio e evitare la deforestazione dell'Amazzonia. Alcune persone non gli interessa magari la salute, non gli interessa magari il benessere animale, che è il terzo fattore, però nessuno vuole deforestare l'Amazzonia o il Borneo, eccetera. È una cosa che non ha senso, diciamo. Cioè tu dici che aumenta la popolazione, aumenta il fabbisogno di cibo, inevitabilmente con gli allevamenti intensivi arriveranno ovunque, questo è un danno per tutti. Perfetto, questo è il ragionamento di un movimento molto largo di cui tu fai parte. Ci sono tante startup, voglio dire, alcune delle più interessanti in Israele, qualcun'altra in Olanda. Tu stai a Barcellona e, per cominciare, come ci sei arrivato, come hai cominciato? Beh, io ho studiato la triennale, diciamo, al Politecnico, poi ho fatto il master in Svezia, poi ho lavorato a Granada in un gruppo forte di ingegneria di tessuti, quindi io ricostruivo nell'ultimo decennio, prima di aprire la startup nel 2018, quindi dal 2008 al 2018 ho lavorato nella rigenerazione degli organi, quindi lavoravo a rigenerare muscoli, però per muscoli o pelle o corne, però per impiantarli nell'essere umano, per nei casi in cui non c'è un organo per trapiantare. Quindi tu hai visto che le stampanti 3D applicate ai tessuti funzionano, no? E hai pensato di applicarle invece al cibo. Sì, ho scoperto che c'erano alcune tecnologie molto avanzate, una si chiamava elettrospinning, il molding, eccetera, però la biostampa mi permetteva di creare le microfibre a livello, diciamo, di mezzo millimetro per fibra, e dentro di queste microfibre imitavo l'actina, la miosina, quelle che sono le proteine intracellulari dentro il muscolo, per cui sono riuscito a trovare che la consistenza fibrosa era così simile alla carne. Ho chiesto a grandi chef, ho chiesto a Ferran Adrià, che era lì a Barcellona, chiesto a Sellier de Carroca, che sono pure lì a Girona, vicino a Barcellona, che sono grandi ristoranti, gli ho detto, secondo me c'è qualcosa di interessante a fare qualcosa di fibroso. E poi ho scoperto che il prossimo passo dopo l'hamburger, lo abbiamo scritto sul Financial Times, è stato un po' un successone, perché il prossimo passo adesso altre aziende, come dicevi, in Israele, in Olanda, negli Stati Uniti, cercano di fare quello che in inglese si chiama whole cuts, che semplicemente è un taglio di carne reale, non una carne trita. Tu quando hai cominciato con la tua azienda che si chiama Novamit? Quando hai cominciato? Nel 2018 a novembre, quando ho fondato l'azienda da solo. E una cosa speciale, il finanziamento l'ho preso dalla New Crop Capital, che sono quelli che hanno finanziato proprio Beyond Meat o Mosa Meat, che è proprio l'hamburger, quello che dicevi, cellulare. Beh, cellulare non è vegetale in questo caso, ma in Olanda c'era, nel 2013 è stato quel lancio del primo hamburger cellulare del professore Mark Post, che pure lui veniva dal mio campo, dal campo della rigenerazione di organi. Senti, perché a Barcellona, perché l'Italia è in fondo una delle patrie della buona carne e ti avrebbero cacciato a calci nel sedere perché no, avevi profanato l'idea della carne italiana, o perché Barcellona, perché è bella la città, perché c'è un ambiente favorevole all'innovazione? Qual è il motivo per cui sei rimasto lì? Sì, tutte e due le cose. È vero che mi cacciano dall'Italia, ma mi piacerebbe anche cacciarmi da Barcellona certe volte, sia gli chef, sia a quelli della carne, perché vi sapete che in Spagna, soprattutto la zona di Catalunya, c'è un grande produzione porcina, soprattutto. Però la seconda ragione è quella che io avevo formato già un inizio di famiglia, professore. Quindi relativa tipo salsicce, intendevi? Porcina? Sì, butifarra, salsicce, diciamo anche i prosciutti, no? Prosciutti crudi famosi della Spagna, eccetera, quindi il maiale soprattutto. Però la seconda ragione è anche vera, io mi trovavo lì ed ero professore assistente, ricercatore alla Università Politecnica della Catalogna. Sì. E mi sono reso conto che perché devo andare nella Silicon Valley o nel nord, dove sono già più avanti, perché non è solo importante il finanziamento, è importante anche avere il cost of living, quindi il costo della vita inferiore, per permetterti di avere persone qualificate e poterle pagare senza che loro devono pagare l'affitto della casa o l'ufficio nostro di pagarlo 10.000 euro. Tu ci stai dicendo è un posto friendly, amichevole per cominciare una startup per l'innovazione, una città dove si comincia bene, facile. Secondo me sì, però anche come l'Italia sia la Spagna hanno un problema grave di investimenti. Secondo me non sono per niente all'altezza. Infatti Spagna. Né i soldi del round, quello che ti commentavo, di New Crop Capital, che sono americani, né il prossimo round saranno soldi né spagnoli né, né italiani. Prossimo round, ci stai dando una notizia, un round più o meno grande quanto?
più o meno tra 5 milioni, diciamo, più o meno. Quindi un round dove finalmente comincia a crescere, puoi ingranare sì, un'altra sì. marcia. È un pre-A, nel senso che non è nemmeno là. Noi pensiamo che là, il rango quello tipico dell'A già sarà più grande fra un anno e mezzo. Speriamo. Io penso che fra un anno e mezzo magari già gli italiani e gli spagnoli abbiano capito a differenziare qual è quella startup che magari ha bisogno più una startup più familiare, un po' meno rischiosa, da quelle invece che sì, che hanno un rischio più elevato, però stanno creando una piattaforma tecnologica che si può esportare. Dovete sapere che noi abbiamo fatto un progetto con Purina, che ci sono o grandi aziende come Louis Vuitton che si avvicinano a noi e chiedono: possiamo usare la vostra tecnologia per fare, per esempio, il mangiare per il futuro anche per altre, o per esempio pelle vegane, per fare le fibre, le proteine che siano quindi, più pelle vegane. Dal punto di vista tecnologico, è il processo e la stampante è il tuo valore aggiunto in questo momento? In realtà non è la stampante in sé. Io ho un brevetto che ho scritto nel 2018, quando ho fondato l'azienda, quando ho appena formato l'azienda, che non è il processo della stampa a piccola scala, quindi su scala, diciamo, desktop, ma su scala industriale, nel senso che invece di fare un filamento, no? Come si vede nel video, no? Sì. Una fibra alla volta, noi mettiamo molte fibre, centinaia di fibre in parallelo e le spingiamo in simultanea per formare un muscolo. Siamo riusciti a fare una prova di concetto di una tonnellata di produzione all'ora, con una sola macchina che costa 35.000. Posso chiedere alla regia di il secondo video che avevamo, dove si vede l'evoluzione di questo... Di questa carne, no? Ecco, questa qua che cos'è? Lo schema della bistecca? Sì, facciamo prima il modello tridimensionale per capire sia la forma interna che vogliamo dei filamenti, che qui non si vede bene, ma dentro ci sono la struttura dei filamenti dove definiamo il pattern, per capire come vogliamo che si deformi l'elasticità quando lo mordi, la resistenza meccanica, eccetera. Lo disegniamo e poi lo applichiamo prima su piccola scala con delle capsule. Quando funziona bene lo facciamo vedere agli chef. I chef scelgono e ci dicono: questo secondo noi va bene per scala industriale, lo proviamo già con le macchine giganti che non sono stampanti. Madriacchi è un grande innovatore del cibo, che ha inventato la cucina molecolare. Cosa ti ha detto di questa bistecca? Lui mi ha detto all'inizio: Giuseppe, questo non sembra carne, non è carne, io non posso dire che è carne, se no tu vai in giro e dici che questa è carne. Allora cosa ho fatto io? Dato che lui ha chiuso il ristorante, ho fatto un'alleanza con i suoi head chefs, quindi lui al Bugli ha chiuso il Bugli, gli chef hanno aperto un nuovo ristorante che è il numero 9 del mondo adesso, perché dovete sapere che Ferran Adrià adesso non ha più un ristorante, ma i suoi chef hanno aperto un ristorante, sono già numero 4 del mondo e numero 9 come ristorante, si chiama Disfrutar, e con loro abbiamo una collaborazione che abbiamo adesso, te lo dico a te, l'ho detto poco tempo fa. Quindi in quel ristorante già servono la tua carne? No, nel ristorante abbiamo il laboratorio, nel ristorante hanno la parte sopra del menù e la sotto il laboratorio. Quando sarà pronto lo metteranno nel menù. Loro hanno già due stelle Michelin, devono stare attenti a quando lo metteranno. Però noi prima di avere quello ristorante, già adesso durante l'estate lo metteremo in un ristorante catalano di carne, una steakhouse. Possiamo vedere, Francis, l'ultimo video? Grazie. All'altro giorno, quindi a Barcellona, al Mobile World Congress, in questa edizione post-pandemia, quindi ancora senza tanto pubblico, cosa avete fatto? Abbiamo fatto vedere questo che vedete nello schermo, che è lo spiedino di maiale, quindi è fibroso però di maiale, e quello di prima che avete visto, l'immagine iniziale, che era la bistecca. Tutti e due li abbiamo fatto provare e tutti e due sono piaciuti molto alle persone, quindi pensiamo di essere più vicini a quello che si chiama nelle startup il product market fit, quando il prodotto è già adatto, diciamo, per essere venduto. Quindi diciamo che quello spiedino, come sapore, ovviamente, se è di maiale, hai messo qualche ingrediente diverso rispetto ai piselli gialli, sì, o no? Che cosa c'è dentro? Sì. Sì, in uno abbiamo piselli gialli con un po', per esempio, di riso, in un altro abbiamo piselli gialli con fava, non posso dire esattamente la composizione, però lo metteremo ovviamente nell'etichetta, non è che uno mangia senza sapere cosa c'è dentro. Abbiamo dei cambi nella proteina, ma abbiamo cambi anche nell'aroma, l'aroma che per il maiale è diverso dall'aroma naturale che si usa per la bistecca, ma sono aromi naturali di fermentazione, come quelli della birra, come la birra che si fermenta nei tanks, diciamo. Dal punto di vista tecnologico possiamo dire che ci siamo quasi? Ma secondo me sì, io sono culturale, no, però no, esattamente, però io sono preoccupato molto sempre dal punto di vista tecnologico e non culturale, e vi spiego perché. Perché la Spagna è numero uno nel mondo e Italia numero due nel mondo nella lista che si chiama Bloomberg Health Index, la lista dei paesi più sani del mondo. Quindi
dire che la dieta mediterranea non va bene, non è la cosa giusta, nel senso che le persone non si fidano, dicono noi viviamo più di qualsiasi altra persona nel mondo, non ci fidiamo della cosa nuova, preferiamo mangiare tradizionale. Però perché non lavorare con i grandi chef, con la grande gastronomia, gli ingredienti ottimi del Mediterraneo e iniziare, per esempio, dove sono più accettati questi prodotti nuovi, per cui noi siamo diciamo, non ci importa venderli già negli Stati Uniti prima che in Italia e in Spagna ci accettino. Secondo te la soluzione, cioè, il punto di arrivo è la fine della carne come la conosciamo o la convivenza di una carne vegetale, vegana, e la carne tradizionale, però vuol dire leviamo l'allevamento intensivo. Quando mangi la carne, dopo carne. Secondo me è una transizione, nel senso che all'inizio sarà ovviamente così simile, nel senso che riusciremo a fare le molecole, le stesse molecole, però farle magari con fermentazione o con proteine vegetali, nel senso che il corpo non saprà riconoscere qual è, ammazzando un animale, diciamo, normale, tradizionale, o una carne vegetale. E dico di più, nei prossimi 20 anni sarà una transizione più tipo macchine elettriche e macchine a petrolio, nel senso che si saprà già nei prossimi 20 anni che c'è proprio uno sbilancio, che i paesi, diciamo, le persone che mangiano carne si sentiranno già un po' eticamente che magari sanno quello che stanno facendo mangiando troppa carne. Però c'è una cosa curiosa: il prezzo della carne sta aumentando tantissimo negli ultimi giorni, perché Cina e India nel 2025 è calcolato che il 50% di tutto il consumo di proteine sarà perché la classe media cina e la classe media india vorrà avere accesso alla carne, per cui c'è un'esportazione dal Brasile che non va in Europa solo, ma andrà pure attraverso Hong Kong, soprattutto arriverà in Cina, per cui il prezzo della carne andrà su. Questo fra 10-20 anni. Già uno dei più grandi del mondo di agricoltura, Cargill, un gigante delle commodities come Cargill, ha detto già: noi pensiamo che il 10% o il 15% della carne nei prossimi 10 anni o 20 anni, non mi ricordo, sarà vegetale o sarà alternativa, diciamo. Però secondo me fra 50 anni sarà proprio strano se qualcuno mangia carne ammazzando animale, dirà, soprattutto i giovani penseranno, se non c'è bisogno, perché è più sana, è meglio per l'ambiente e in più è meglio per gli animali, non c'è proprio ragione per cui bisogna farlo, anche nel senso, poi si mangerà secondo me carne fatta bene, magari dove gli animali pascolano felici, o carne vegetale che sarà all'altezza di questa qua. Ma questa carne intensiva prodotta su grande scala, che è terribile per l'ambiente, secondo me potrebbe scomparire. Speriamo noi di contribuire a, diciamo, certo, una piccola parte a questo cambio. Mi stai dicendo che la tua speranza sono i giovani? Sì, sì, perché le persone tradizionali, è come dire se uno fuma il sigaro. Persone che fumano il sigaro adesso non trovate molti giovani che fumano il sigaro. È una cosa culturale. Quindi mangiare la carne come la mangiamo è un po' come mangiare il sigaro, destinato sì, a... Sì, secondo me... Guarda, Elon Musk verrà all'Italian Tech Week, no? Giusto? Lì a Torino. Sì, sì. Lui diceva, non è questione di se le macchine, se c'è la transizione dalla benzina all'elettrico, ma di quando. Io dico la stessa cosa, non è questione di se, ma di quando ci sarà questa transizione alla carne alternativa. Io spero che, tra l'altro, tu potrai essere a Torino all'Eternet Tech Week il 23-24 settembre, perché sarebbe interessante fare una dimostrazione e assaggiarla, perché no, a quel punto la portiamo anche in Italia. Detto che a Torino, come sai, c'è una fortissima in Piemonte tradizione di carne ottima, no, di grandissima qualità, e quindi vediamo, magari si può fare un dialogo con i produttori della Fassona, sì, sì, e vedere che succede. Io felicissimo di parlarne, se possiamo far vedere a Torino faremo uno show con la stampante, la padella e tutto quanto il fumo per far vedere che funziona. Non è molto grande, vero? La stampante è quella piccola per gli show, diciamo, è piccola ed è desktop, nel senso che abbiamo modificato una stampante reale di quelle tipo di plastica. La macchina grande che produce una tonnellata all'ora è 1 metro per 1 metro per 2 metri e pesa abbastanza, non posso portare quella. No, non serve neanche quella. Senti, e come tu immagino, dunque, esisti la tua società da più di 3 anni, e hai fatto già un round, stai per fare un altro, però fondamentalmente immagino ancora non fatturi. Quanto è duro la vita dello startup? Tu sei un ricercatore fondamentalmente, che si è messo a fare impresa. Quanto è duro resistere, sapendo che il traguardo c'è, ma non è domani, è dopodomani? Sì. Allora, dipende da 3 cose, secondo me. Dipende da se quello che stai cercando di creare è una cosa che non è solo buona per te, il tuo portafoglio, ma è una cosa che senti che è una cosa più grande di te. Se tu partecipi in una cosa che pensi che stai salvando la biodiversità, se tu eviti di distruggere l'Amazzone, sai che magari puoi salvare una specie animale, magari contribuire nel tuo piccolo,
cioè, una spinta la mattina che non hai se stai costruendo bulloni, per dire. Questa è la prima. La seconda ragione, secondo me, è questione di molti molti ricercatori come me, scienziati, non ci interessa quello che pensano gli altri. Leonardo da Vinci, per esempio, che ovviamente non mi posso comparare con Leonardo da Vinci, per dire, ai scienziati, quelli d'eccellenza, non gli importava quello che pensavano le altre persone, anzi lui si rinchiudeva lì in Francia dove il re gli dava lo suo spazio, no? E aveva il suo studio, e non importava né a lui, né a Ramón y Cajal, né altri grandissimi ricercatori. Per cui quando magari hai un po' di expertise, devi sapere quello che stai facendo e pensi che hai un'idea e pensi che non è solo buona per te ma per la società o per il pianeta, certo, in generale, hai una spinta in più. E poi è importante capire che non è solo che impatta a te l'avere la startup, ma anche la tua famiglia. Devono essere pazienti perché purtroppo devi stare col telefonino. Beh, è un lavoro simile a quello tuo, Riccardo, è giornalista, che sei sempre con mille input, sì, e devi prendere mille decisioni. Quindi tua moglie ha deciso di prendere questa strada con te. Mio figlio ha un anno, ancora non capisce, però mio figlio ha viaggiato abbastanza in macchina, perché io quando posso me li porto con me anche durante la pandemia me li porto in macchina e magari loro stanno, magari li fanno delle passeggiate a Dijon, dove noi lì in Francia abbiamo una pilot plant che affittiamo, per cui mi riporto con me certe volte, troviamo un equilibrio, no? Bene, bello. Senti Giuseppe, allora rinnovandoti l'invito per Torino ti dico, tutte le volte noi chiudiamo questo appuntamento dell'ora di pranzo con una domanda semplicissima: che cos'è per Giuseppe Scionti il futuro? Per me il futuro è innovazione. Novamit si chiama Novamit perché Nova viene di innovazione. L'innovazione per me è qualcosa che ti spinge alla vita, diciamo. La vita è per me la curiosità. Se una persona il futuro lo associa con la curiosità, alla vita soluzionata, perché la vita è molto più felice, e per me il futuro è sostenibile, quindi innovazione e sostenibilità. Senti, le tue radici italiane, che ne è delle tue radici italiane? Quando ti sento parlare, parli l'italiano come uno spagnolo. Sì, c'è un problema. Il problema è che i miei genitori non sono di Milano. Io sono nato a Milano. Le persone che sono nate a Milano ma non hanno genitori di Milano non parlano milanese. Hanno un italiano molto neutrale. Se tu vivi un po' in Svezia, un po' in Cile, un po' a Londra, un po' in Spagna, hai una miscela un po' strana e poi inizi a parlare strano. Quindi non parlo bene né italiano né spagnolo né inglese, però l'importante è farsi capire. Capiscono ovunque. Ti senti cittadino europeo o cittadino del mondo? Guarda, io sinceramente, io ovviamente del mondo, però nel senso che, perché il nostro progetto è internazionale prima di tutto, però anche per la biodiversità è molto più importante magari focalizzarsi sul Borneo, sulla foresta dell'Amazzonia, che magari sull'Europa, che già è difficile recuperarla, per dire, dei boschi dell'Europa è difficile. Però Europa, secondo me, io ho parlato nel Parlamento Europeo un paio di volte, ho parlato a Ginevra nell'ONU. Europa ha un'opportunità grandissima, che è quella del Green New Deal, di partecipare magari guardando un po' più in là. Non solo la vita dello startup è una maratona, ma anche la sostenibilità è una maratona, ma bisogna iniziare a prendere i rischi, perché secondo me abbiamo un'opportunità, non è solo un challenge, quindi una sfida, quella di salvare l'ambiente, no? La biodiversità, fare cose di buono anche per l'ambiente, ma è un'opportunità. Se fra 100 anni nei libri di storia parleranno non dei politici, magari dei politici di adesso, parleranno magari di Elon Musk, o magari di qualcuno che ha inventato la carne del futuro, eccetera, si ricorderanno, perché fra 100 anni i libri di storia diranno come non si sono accorti che il problema più grave non era magari quello degli immigrati, che ne so, tutti quanti centrati a cacciare gli immigrati, ma il problema più grave era sotto gli occhi di tutti, ed era i tornado, gli uragani che stavano facendo vedere che l'Artico, per esempio, si stava smantellando. È una cosa facilissima da capire, per cui io voglio partecipare a questo, come Elon Musk o Jeff Bezos, che hanno detto, quando è arrivata l'onda di internet, io non volevo non farne parte, per cui anche, certo, se Elon Musk gli piacevano i superconduttori, lui si è messo a fare PayPal, non si è messo a fare Tesla all'inizio. Anche Jeff Bezos ha detto, io devo lasciare il lavoro. Non posso far parte di questa cosa, disse Bezos. Quindi i giovani adesso tutti vogliono lavorare per Novamit, tutti vogliono lavorare per Mosamit o BeyondMit, perché sanno che è una cosa che non è solo loro stessi, ma è qualcosa che vogliono partecipare in questo grande cambio. State assumendo? Sì, appena dopo l'investimento che riceveremo ad agosto, se tutto sicuramente andrà bene, sì, già 15-30 persone molto velocemente. Bene, allora ricordiamoci di andare sul sito di Novamit ad agosto, ci saranno delle posizioni aperte, e spero di vederti a settembre, di assaggiare la tua carne. In bocca al lupo per tutto, è stato un piacere di stare con te anche oggi, anche se a distanza, e noi ci vediamo domani, sempre verso le 12.30, non so ancora con chi, ma tra poco ve lo diremo. Grazie Giuseppe, grazie a Francis e regia. Grazie.